Qualcuno di voi mi conosce, sa come mi chiamo, ma forse non è chiaro a tutti esattamente il lavoro che faccio, per l'azienda per cui lo faccio. Ora, io sono un social media manager e nella mia azienda mi occupo di prendere dinamiche dei social media e integrarle in tutti i punti dell'organizzazione. Ora, vi voglio raccontare un fatto che è successo circa 6-7 mesi fa. È arrivato un cliente e al nostro customer service ha chiesto di violare la legge austriaca, per il semplice fatto che avesse 200.000 follower su Twitter. Diceva: io sono talmente popolare che voi dovete fare questa cosa, anche se era vietata. Al che ho iniziato a pensare, ho detto: perché una persona sana di mente o insana di mente viene in mente di cercare di violare la legge solo perché è molto famoso su Twitter? E allo stesso modo esistono altre realtà, in questo caso un ristoratore a cui veniva chiesto costantemente di lasciare entrare blogger anche oltre la capienza, pur di perché questi poi non avrebbero scritto male. Perché pensando ho incontrato una mia amica che fa la sociologa e mi ha detto: guarda, studia Bourdieu, perché già negli anni 70 lui aveva una soluzione, aveva un motivo a quello che tu stai cercando di capire. E Bourdieu diceva: esistono quattro capitali, non uno come diceva Marx, quattro: economico, sociale, culturale e simbolico. Quello economico è facilissimo, sono i soldi e il tempo che ognuno di noi ha a disposizione. Quello sociale sono le persone e i rapporti che hai con queste persone. Quello culturale è quello che ognuno di noi sa, quindi la propria cultura e la propria scolarizzazione. E quello simbolico, che è quello che poi è interessato a me, sono le divise, i simboli, gli status symbol che noi abbiamo. E funzionano nel momento in cui qualcuno li legittima. Poi, cosa interessante di questi quattro capitali è che ognuno di questi capitali può essere usato per generarne un altro. Quindi spendiamo soldi per pagarci un'istruzione, oppure utilizziamo qualcosa che conosciamo per conoscere altre persone. Ma in modo molto interessante tutti noi cerchiamo di creare simboli al più presto possibile. Quindi appena abbiamo soldi compriamo un'auto molto costosa e la usiamo come status symbol, oppure compriamo un iPhone, oppure compriamo vestiti che espongono la marca. E questo succede soprattutto online, perché online ognuno di noi non è altro che i simboli di cui è rappresentato, il proprio nickname, il proprio avatar. In più c'è qualcosa che Bourdieu già negli anni 70 diceva: questi simboli a un certo punto, in modo naturale, in modo spontaneo, iniziano ad esercitare pressione su chi li legittima. Quindi noi nel momento in cui abbiamo un simbolo lo usiamo per esercitare una pressione sugli altri. E la ragione qual è? La ragione è molto semplice: nel momento in cui noi abbiamo maturato un simbolo generandolo attraverso un altro capitale, lo esponiamo per mantenere lo status quo. Quindi chi è famoso lo fa per mantenere la propria fama, chi è ricco lo fa per mantenere la propria ricchezza. Ora, ci sono tre esempi online che confermano questa tendenza. Il primo viene da Farmville. Esiste uno studio che dice: chi gioca a Farmville non gioca perché si diverte, gioca perché i suoi amici giocano ed esercitano una pressione sociale sul fatto che lui continui a giocare. E su Farmville non si fa altro che generare simboli. Poi, se andate su YouTube trovate il secondo esempio. Se voi cercate unboxing su YouTube trovate migliaia di video di persone che aprono degli iPhone, delle scatole di iPhone appena comprati. Ora, cosa c'è di interessante nel vedere come è fatto dentro la scatola di iPhone? Forse la prima è interessante, ma dalla seconda in poi sono tutte uguali. Ora, il meccanismo qual è? Compro un iPhone, lo mostro ai miei amici attraverso un video come scusa per mostrarlo, perché l'iPhone è, per molti è uno status symbol. Poi abbiamo il terzo esempio, che è un mercato enorme, che solo nel 2011 è stimato per 2,1 billion negli Stati Uniti, e gli Stati Uniti è il secondo mercato dopo il Giappone, quindi il Giappone è ancora più in alto, e sono i virtual goods, quindi elementi per videogiochi, tutti prodotti che non esistono veramente, sono esclusivamente simboli generati. Ora, noi adesso stiamo costruendo una nuova società, che è l'estensione della società precedente. Vogliamo veramente che sia uno specchio esattamente uguale? Perché la società precedente, cioè quella fisica, alla pressione simbolica, alla violenza simbolica, ha dei limiti naturali. A una celebrità non verrà mai permesso di avere accesso, che so, alla salute prima che le persone normali. Quindi come utenti io chiedo e vi consiglio: cercate di esercitare i vostri diritti in qualità di cittadini, non in qualità di celebrità. Non utilizzate i simboli che maturate online o i vostri simboli sociali per esercitare diritti, perché altrimenti la società digitale cresce ancora in modo più distorto rispetto a quella reale. Grazie. Se seguite questo Tiny URL trovate tutti i riferimenti a tutta la presentazione.